bambi corni, come dice la mamma di Nicolò. Mamma di Nicolò, dice bambi corni. Allora, Lello, ti devo dare una brutta notizia. No. Come no? Te la devo dare. Beh. Allora, la settimana prossima non ci vediamo. Perché? Perché ho deciso di prendermi qualche giorno di libertà. Ma che tu le fai, non te le fai, ma e sto qui da come di qua. No, devi venire qua. E proprio non da qua. E la Sampio che ha detto? Non lo so il trasferimento. È stato chiesto più volte, evidentemente non c'è posto. Però, Lello, quello che ti sto dicendo è importante, perché nel posto in cui andrò, ok, il telefonino non prende. Che te l'ha detto a tre? Vuoi che devo andare in un posto e non mi informo di tutto quello che serve, di come funziona, di tutto il resto? Quindi, le volte in cui sarò agganciato al wifi, ti chiamerò su WhatsApp, ti chiamerò io. Perché se tu mi chiami, non prenderà il cellulare, va bene? Perché? Per quale motivo? Perché non sta a campo, vado in un posto dove il telefonino che ho io non prende, non ci sta là quella gestore campo, telefonico. È chiaro? Quindi, fino a Ferragosto, Antonio non c'è. Ed ecco le comare. Finiscila di ridere. Stai con le comare. Allora, è chiaro questo messaggio? E perché? Non ci sta. Perché ho deciso di prendermi qualche giorno lontano da ogni rottura e lontano da tutti. E io ti prendo un cacco schiavo e posso spadonare. Cosa mi puoi fare? Ti posso spadonare. Mi fai il pedino? Ah sì, ti faccio pedino. Metto passione X e ti faccio fare la fotografia. La forgia? Sì. Oh! Capito, Freda? Lello, capito, Freda? È chiara l'antifona? Ti faccio spadonare subito. Immediatamente. Ma scherzo. Tanto non dirò mai e poi mai dove ho deciso di svernare qualche giorno. Mai! Mai e poi. La forgia! Ho capito, Freda! Ti faccio spadonare! The fuck's a puttana? Allora vedremo se tu, quando tornerò da te, sarai in grado di dirmi dove sono stato. Ma the fuck's a puttana? Giude, ragazzi, puttana tuo. Ragazzi, a chi sono questi ragazzi? A te, non sono un problema tuo, il problema è mio. E che gesto sono tutto alerta, tavisco. Come ti muovi da sono gli stessi che hanno detto a Lello che io sono stato a Capitolo, allo Sciale, un posto dove non vado a oltre 15 anni. Oltre 15 anni. Cioè. La forgia! No, Freda! Non ti preoccupare, che la supporto a tutti e due. Tu va bene da mezzo, Ugaggi! E tu devi scappare! No, stavolta non lo vanno, E non devi scappare! Sì! Ma con due spinti! Tino e altre due o tre persone sanno dove andrò. E già Tino, sotto ciura! Fuggorti! È chiaro? Fate schifo entrambi! Ecco! Fate schifo entrambi! E ti ho detto già l'altra volta, quando tornerò recupereremo e faremo le gite, le cose che non abbiamo fatto in questa settimana, va bene? E allora? Poi ci penserò io a modo mio. Quando, perché mi sono scordato, ti porto il pacco dei panetti, quei grandi panetti, oppure un'altra cosa molto più bella, Cappucci sta aspettando già. Ricordiamo, l'amico è un agente funebre, ecco. Ha un'agenzia di pompe funebri al quale mi vorrebbe affidare. Pompe o funebri? Al quale mi vorrebbe affidare Lello con grande amore, grande affetto. Lo so. Ma sei convinto? Lo so, Lello. Oh, non lo so. Pedenato, ma da coma. L'ha fatto l'appello, pedenato, one new. Cioè, alla rete in generale. Sì, ma perché vedremo, ci sarà qualcuno che farà della tua rete, ma assolutamente, alla rete di suoi informatori. Caspita. Uscirà una fotografia di Antonio nel posto in cui decise di passare questi giorni? No, ho buttato in dalaca. Ho buttato la maglia Clio Time.
E che cosa vuol dire? Lo stesso può camminare la Clio di mia moglie. No? Devi scappare. E quindi? Anche perché al mare con la Clio al limite dovresti chiedere il permesso alla bambolina. E non che... Aspetta. E non ci provare a chiamare la bambolina per farti dire col tranello dove dobbiamo andare. Boh, non lo so. Poi si vedrà. Non lo so. Lello, guardami negli occhi. Guardami negli occhi, Lello. Io starò fuori qualche giorno. E allora? Con la bambolina. Ti devi comportare non bene, benissimo. Non dico no. Altrimenti tutto ciò che avevo pensato di farti fare fino alla fine di agosto, non lo facciamo più. Chi te l'ha detto a tre? Te lo dico io. Chi te l'ha detto perché a tre? Se non ti vengo a prendere io, e Vogue dove dice Cangello. Hai capito, Lello? Hai capito, Lello? Ora, posso farti questa proposta? Aspetta tu un attimo. Quando rientriamo dopo Ferragosto? E ti ben vacca. Poi, da che il messaggio mi dice? Poi, da che il messaggio mi dice? Tu ci verrà rubare, giochi sul senso di colpa. Dove vorresti andare dalla seconda metà di agosto? Te l'ho detto. Il pondile è sempre là. Rossano Calabro. Senza vederlo. Allora, io ti porto a Rossano Calabro solo ed esclusivamente se io parlo con questo cristiano qua. Altrimenti a Rossano Calabro, per andare a fare una cosa che potremmo fare in qualsiasi altra parte della terra, non ti porto. No, ma no, voglio andare, parlare direttamente. Come se Vogue parla direttamente chi da state. Ti ha chiamato dopo il video che abbiamo fatto. Sto con stracchiama! Il video si manda con sto con stracchiama! E non ti richiamo, quindi si è villacchiato, va bene? Quindi a Rossano Calabro non abbiamo nessun tipo di appoggio, quindi non si va a Rossano Calabro, andremo da un'altra parte, ugualmente bella. Capitolo? Perché lo sto chiamando, richiamando e vuol dire che non ti vuole sentire più, vuol dire che ciò che ti ha detto è una cazzata pazzesca, capito? La fo freda. E voglia a credere a tutti quelli che ti fanno una qualsiasi promessa. Un grande saluto a Lello. Grazie. E a voi. Grazie. Che lavorate. Grazie per aver identificato nella nostra attività il lavoro. Grazie perché certamente non scaricheremo tufi, ma ci prendiamo cura di quest'uomo, diciamo così, che è come scaricare dei tuffi. Ok, Lello, io patta chiara e chiusa e amicizia lunga. Ti devi portare il pupazzo e dopo il pupazzo, dopo il pupazzo fa patana. Lello, di al direttore, ma non ti piange il cuore che io sto qua dietro le sbarre e lui se ne va? Non ti piange il cuore? C'è qualcuno che piangerà oggi. Oggi qualcuno piangerà cinese, Ti dico che uno oggi piangerà e non sarò né io e né Lello. C'è uno che piangerà. E piangerà tanto di lacrima. No, sto dicendo, non è una minaccia. È una, no, in generale, c'è qualcuno che piangerà. Qualcuno oggi piangerà. Vedi, non ti piange il cuore. Lascia figlielo! Tu a me! Perché la zingra per te soglie! Tu la zingra con me, la zingra con te! Sindo zingra! Zingra che zingra! Cosa vuol dire? Tu contro con me, te lo conto con te! Va bene, io spero che tu abbia compreso il messaggio. Spero che tu abbia compreso che ho bisogno. Tino, stai veramente andando intorno a una tarantella di quelle fenomenali. A dove vai? Credo che il messaggio non sia stato recepito. Non si capisce, Cud non stai a bar. Tino, hai già detto troppo. E non sto a bar, non sto capito. Hai già detto troppo. Perché? Perché non lo vedi? I cazzi miei di Cialia e quei tuoi non lo vedi. Guarda che dico anche i cazzi miei. No, non lo dici. Come non lo dici? Tutti sanno dei cazzi miei. Tutti lo sanno. Che lo dici? Cioè ti stai rivoltando perché ti ho detto che ho bisogno di qualche giorno lontano da tutto e da tutti. E ti spendi il cellulare? Significa dire che... Non è spento il cellulare, non prende, lì non c'è campo, non c'è il mio gestore telefonico, non posso parlare con nessuno, devo agganciarmi al wifi e quando mi aggancerò al wifi ti chiamerò, faremo la videocam come dici tu e ti farò
salutare tutti e mi saluterai e mi racconterai quello che succede. Io volevo andare in casa perché quello conoscerà Joe ti sta cagando a spruzzo. Joe non se ne frega nulla di te, non gliene frega niente di te a Joe, tant'è che non ti risponde neanche al telefono. Perché dobbiamo andare lì? Andiamo in un altro posto. Perché là no, vuole vedere le che vuole, cioè dove dici tu praticamente vuole frequentare nuova gente, nuove cose, perché trovi il pupà che con il pupazzo. Ho capito, ma non andiamo là perché là non ti caga nessuno, non è vero. Quello ha detto una supercazzola paurosa con scappellamento a destra e a sinistra come se fosse Antani, quindi perché dobbiamo andare da lui? Facciamo dove dici tu. No, pensiamo a un'altra parte, quello ti sto dicendo. Non sto dicendo che non voglio portare dove dici tu, ma lì ci vuoi andare per questa persona che non ti sta cagando proprio. Quindi perché dobbiamo andare là? Siamo a 12. Vai. Ah, siamo a 12. Patta chiara e amicizia. No, pure a tre. Lello, io ti ho avvisato, te l'ho voluto dire così non ci sono sorprese, va bene? E poi non ti preoccupare tu. E come glielo fai capire, Tino? Come glielo... capi? Prova tu, dai, prova tu. Lello, Antonio, per qualche giorno non ci sarà, ok? Allora, se lui viene a mancare, te darà se niente. Vabbè, vieni a mancare, che cazzo, pure tu, vieni a mancare. Vieni a mancare, dai. Quando manca, con gli stessi saluti. Ecco, no, no, lui sa. Anche un po' meno viene a mancare. È presente. Si assenterà. Ho capito, volevo dire via a mancare. Ho capito, ma hai detto viene a mancare all'affetto dei suoi cari. E quello si dice, viene a mancare. Ok, allora. Ma perché tu, praticamente tu, l'unica cosa che devi fare, guardare con le migliori come. Non lo butta per delle comare tue. Ma che c'entro io, mo? Devi tu. Da quella a me. Allora. Mi sto semplicemente facendo capire che Antonio non ci sarà, io meno che meno, ma Antonio non ci sarà. Quindi, per piacere, per una settimana, rassegnati, stai buono buono, rilassati, perché poi dopo Ferragosto... Ah, ma non ti conosco più! No, che tale? Dopo Ferragosto non ti conosco. Hai capito? La minaccia non è neanche tanto velata. Cioè, ti sta facendo pesare, ti sta ti facendo pesare per... lasci qua. Hai capito? Tu hai rotto veramente le palle oggi e te lo dico veramente con il cuore in mano. Io quello che dovevo dire te l'ho detto. Per il resto sono fatti tuoi, ok? No, sono più fatti tuoi. Lello, Lello. Te poco la cripta, ma con microchip, manca la virt. Te. Questa è una minaccia seria, eh? Dove è che mi trovi? Ma che te la virta!